Ben ritrovati. Nuovo appuntamento con l'altro corriere dello sport. Tredicesima puntata stagionale della nostra trasmissione. Nuovo viaggio uh, nello sport calabrese a 360 gradi. Abbiamo parlato. Di pallavolo, di basket, di pallanuoto, anche di scherma nelle nostre trasmissioni, oggi ci occupiamo di uno sport che ancora non abbiamo trattato: i motori. E lo facciamo con quello che è un, uh, un punto di riferimento, uno dei, pilota, dei piloti più premiati in assoluto. Tra i piloti calabresi, uno dei fiori all'occhiello, appunto, dell'ambiente dell motori in Calabria, ossia Claudio Gullo, che ringraziamo. Per essere con noi oggi, Claudio che è pilota ufficiale del gruppo CAFO 1915. Claudio che eh, vince titoli, trofei a ripetizione, che eh, corre in un certo senso a 360 gradi con tantissimi mezzi. Partiamo. Dall'inizio però, prima di affrontare insomma, le varie discipline, i vari mezzi con i quali ti cimenti, partiamo da quello che è la tua passione per i motori. Come nasce questa passione per i motori? Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarti di avermi invitato a questo bel programma televisivo. Eh, la mia passione per i motori nasce che praticamente mio papà, essendo meccanico, io sono nato, si può dire, in officina, quindi frequentando lui che... Aveva questa passione per i motori e faceva le gare di co kart e di velocità in salita. Mi sono appassionato, eh. cioè, era una cosa d'obbligo perché mio papà, invece di portarmi allo stadio, mi portava sempre in giro per le gare e le piste. Quindi era una cosa che eh, già avevo nel DNA. però poi con lui si è sviluppata sempre di più. E com'è nato però il passaggio dal guardare le gare all'entrare? in un abitacolo, a mettersi alla guida di una, di una macchina, di una vettura, soprattutto qual è stata la prima che hai guidato un kart, immagino, da ragazzino? Allora, and, ehm, lui faceva, siccome da noi non c'erano piste, ogni santa domenica andavamo a San Domenica di Talao eh, a fare praticamente a Tarsia, eh, che lui faceva praticamente le gare col go-kart. Se non c'erano le gare, ogni domenica, ogni sabato andava a provare insieme agli amici. E una volta ero lì in una gara di campionato regionale, e avevo 5 anni e gli ho detto se oggi non mi fai fare un giro di qua non ce ne andiamo nessuno, <ride> quindi lui è dovuto andare dal direttore di gara, ci siamo messi d'accordo fine gara mi ha fatto fare il giro, solo che io non arrivavo al go kart quindi lui si è seduto sul go kart e io mi sono seduto sopra di lui e, e acceleravo io, giravo, giravo io, lui cercava di frenare io gli acceleravo di più il kart e da lì abbiamo capito che comunque era uno sport che, che faceva per me, non sono mai più sceso. Mai più sceso da un abitacolo e soprattutto li hai provate, li hai provate veramente tutte perché sì. da automobilismo um, kart Adesso anche motonautica, offshore, insomma è davvero un pilota a 360 gradi, Claudio Gullo? Sì, perché a me comunque mi piace lo sport motoristico a 360 gradi. Non sono solo diciamo, un pilota di auto, kart, mi piacciono le barche da competizione, le moto, ma di meno, di più il motocross. E quindi sono sempre stato attratto diciamo, dalle velocità e dal gusto della vittoria. Eh, sì, io, come dici tu, ho corso pure in motonautica a livello mondiale. Eh, poi abbiamo un incidente in Estonia a Tallinn dove mi sono fratturato vertebre, ho fatto diciamo, un macello e eh, sono rimasto un po' fermo, però ora ritorno. Ecco, mai arrendersi, mai tirare i remi in barca. Qual è il mezzo che ti piace di più però? I mezzi da competizione vere, perché ci sono le vetture turismo che sono derivate dalle serie, sono, sono, sono diciamo, allestite per, per le competizioni, quindi i mezzi veri sono il kart, e le vetture formula e sport prototipo e le barche da competizione, questi sono i mezzi che mi piacciono di più. Comunque la velocità nel sangue, sì. nel DNA, eh, sì. tanti i titoli, i trofei vinti nel corso degli anni, insomma 13 titoli nazionali vinti, fra i quali 4 titoli di campione d'Italia, 2 titoli italiani vinti nell'automobilismo e 2 titoli italiani vinti nel karting nel 2023, solo nell'ultimo anno, quindi davvero un campione eh, calabrese, un campione che veramente eh, porta lustro a quella che è la nostra regione sì perché in particolar modo questi del kart mi danno soddisfazione perché dal 1961 ad oggi da quando diciamo, è stato istituito tramite AC Sport Italia il campionato italiano di kart nessun calabrese era mai riuscito a vincere un titolo. Io per la prima volta ho iscritto il mio nome nell'Albo d'Oro italiano del, del settore, eh, per due volte, quindi sono due volte campione italiano di carte. Eh, essere comunque il primo è una grande. E soddisfazione perché, comunque, magari in futuro ci saranno altri che lo vinceranno, però, comunque, il primo rimane sempre il primo. Quindi sì, insomma, si resta comunque nella storia. Nella storia questa, è, questa è storia. Poi, comunque, ho vinto eh, il campionato italiano velocità in montagna al volante di una vettura a turismo. Ho vinto quello con la pilota ufficiale Liavrio con lo, le sport prototipo. Ho vinto varie coppe italiane, trofei italiani, coppie AG Sport. Quindi, i titoli nazionali sono, sono 13. e Poi, ho medaglia di bronzo al valore atletico, target, cioè, i titoli ne abbiamo. Anche onorificenza da parte del CONI? Sì, sono stato medaglia di bronzo nazionale al valore atletico e poi penso che con questi due titoli italiani che ho vinto eh, nel eh, 2023, penso che il CONI mi, mi darà di nuovo un'altra onorificenza. Titoli per i quali sarai premiato il prossimo 17 febbraio da C-Sport in una cornice davvero affascinante tra l'altro. Sì, sarò premiato a Taormina presso il Palazzo dei Congressi e ci sarà la premiazione di tutti i campioni italiani assoluti di tutte le, le specialità eh, del motorsport italiano quindi ci sarà il gota proprio dell'automobilismo ed è comunque una, una, una bella soddisfazione anche perché comunque vado a ricevere, a ritirare due medaglie d'oro con i relativi trofei e in Italia comunque piloti italiani che hanno vinto due titoli italiani nella stessa stagione esatto. non ce ne sono ci sarà solo un altro ragazzo ma uno straniero tra l'altro anche in discipline diverse quindi. no, l'ho vinto con il ah, col sì, e ci sarà solo un altro ragazzo ma è straniero che ha fatto il campionato italiano che ad aver vinto con anche lui due titoli diciamo, nella stessa stagione mentre come calabrese ci sono solo io tra l'altro, due titoli italiani non li aveva mai vinti nessun calabrese nella stessa stagione, quindi questo è un altro record. Come il fatto che eh, sono l'unico pilota diciamo, calabrese ad aver vinto sia sul kart che sulle vetture turismo e sulle, sulle vetture sport prototipi. E sono uno tra i pochissimi ad avere punti mondiali diciamo, sul palmarès. Quindi davvero una, un pilota eh, simbolo, insomma uno di quelli che rappresenta un simbolo per questo sport, per questa, per questa disciplina che sicuramente è rischiosa, sicuramente affascinante, è chiaro, bisogna avere tanta, ehm, tanto coraggio, tanta anche spregiudicatezza in un certo senso, l'adrenalina la fa da padrone, eh, bisogna allenarsi anche con una grande costanza. Come si allena un, un pilota? Eh, L'allenamento, diciamo che quando poi vai diciamo, con, avanti con gli anni ci pensi di più all'allenamento perché quando sei più piccolo, magari basta solo. Che più incoscienza, diciamo. Sì, basta solo diciamo, a, a girare col kart, fare un po' di bicicletta ed è tutto a posto. Invece quando poi cominci ad andare un po' più in là con gli anni, anche se ancora sono relativamente giovane, relativamente, tra virgolette. No. Però poi dopo comincio ad andare, io almeno vado in palestra, faccio bicicletta, uso... Tanto vediamo delle immagini sì. insomma, che ti ritraggono mentre ti uso, alleni. Uso, uso il kart, quindi è una cosa che sto facendo di più, di più ora. Però poi alla fine per, per andare forte serve principalmente il talento e la convinzione di, di fare quello sport per, per, per vincere. Poi io non venendo diciamo da una famiglia... Non già, nel senso che, non essendo ricco, eh, quindi tutte le, le occasioni le devo sfruttare al massimo, anche perché comunque. Ho delle persone che mi sostengono, come Pippo Caffa che ha creduto in me nel, nel 2006, mister Amaro Dal Capo, e quindi devo vincere sia per me che, che per lui. Anche perché, eh, dicevi bene, insomma, toccando questo aspetto, non è uno sport che possono fare tutti, insomma, è comunque uno sport in un certo senso costoso, che comporta tanti, tanti costi e tanti sacrifici, anche in questo senso. Sì, è uno sport costoso, per non dire costosissimo, eh, quindi, quindi sì, è una cosa che non possono fare tutti. Io ci sono arrivato per gradi, ad alti livelli. Eh, perché sono partito dal basso però mi sono sempre destreggiato provando sempre anche i mezzi degli altri quindi questa cosa di provare sempre mezzi diversi poi mi è scaturito in me il fatto di diventare un pilota multimotorsport quindi dove capita un'occasione che sia rally, motonautica qualsiasi cosa io sono sempre diciamo disponibile a correre però sì è uno sport dove secondo me con il talento che avevo potevo ambire pure... C'è qualcosa ancora di più? C'è qualche rimpianto no, non, rimpianto no, però ho fatto delle gare dove ho messo dietro gente che sono poi arrivati in Formula 1, però loro erano pieni di soldi, io no, quindi se ci sono arrivati loro ci, sono, ci potevo arrivare tranquillamente, io lo sanno tutti che non è che, che la, la cosa è così, però va bene così Per me l'importante è diciamo, correre e portare in alto il nome del mio paese. È, dei miei sponsor, eh, l'importante è vincere, poi va bene così. L'importante però è anche divertirsi, immagino. Sì. Perché eh, parlavo <coughs> prima dell'aspetto dell'adrenalina, della voglia di mettersi sempre in gioco, di, di correre. Insomma, la, la velocità è sicuramente adrenalina pura. Eh, come si fa però ad alimentarla? Non, non ci si stanca a un certo punto. Non lo so come si alimenta, perché comunque io sono nato per fare questo, quindi a me piace. Il divertimento, poi, tra virgolette, io mi diverto quando vado alla pista per conto mio con il Go Kart per passare una giornata di allenamento e allora lì mi diverto. Poi quando vado alla gara è come se uno va al lavoro, no? Concentrazione. Sì, eh, penso solo ad andare forte, a vincere, magari non me, la, non me la godo neanche. Però poi, dopo, a fine stagione, quando guardo indietro, dico eh, abbiamo fatto belle cose, allora la soddisfazione è quella no? In particolar modo quando vedo che comunque ho guidato tanti mezzi diversi dico da povero come ho fatto a guidare tutti questi mezzi vuol dire che ehm, ci ho creduto no? E quindi il divertimento poi magari, magari è quello, però principalmente l'obiettivo è andare forte, quindi il divertimento viene in secondo piano. Qual è stata la, la vittoria più bella, insomma quella che ricordi con maggiore entusiasmo e piacere? Ce ne sono varie, che, tipo ho vinto nel 2009 la Ponte Correggio Tiriolo Assoluta, che era una gara che da noi era blasonata, che tra l'altro tu al telegiornale, eh, tanti Passato. anni fa, eh, hai, fatto, hai fatto il servizio. Quella è stata diciamo, una grande soddisfazione, è il campionato italiano di, di quest'anno. I titoli vinti nel 2008 al volante della Sport Prototipo perché era un sogno da quando ero piccolino vincere con, con i prototipi e quindi è stata diciamo, una, una bella soddisfazione. È la prima vittoria nella cronoscala del Reventino con, con le auto ne eh, sono vari diciamo che come diceva Inza Ferrari la, la, la vittoria più bella è la prossima quella che deve arrivare quindi... questo, questo è lo spirito giusto per, sì. per chi fa sport in generale insomma no? avere sempre l'obiettivo futuro guardare sempre a quello che verrà e che, che, cosa, che cosa verrà qual è la sfida futura a questo punto mio... visto che insomma, sei uno che si mette in gioco sempre di continuo no. che non si accontenta del kart prova le auto da turismo e via dicendo prova quello prova quell'altro prova la motonautica insomma... vorrei diventare Campione del mondo sull'acqua. Quindi il mio obiettivo è quello. Infatti, eh, ho intenzione, ho già preso contatti, di ritornare in motonautica e rifare un'altra volta tutta la, la trafila partendo dal basso, perché il mio obiettivo è diventare campione del mondo sull'acqua. Che è uno sport però completamente diverso. Sì. Sicuramente quello che rimane è il motore e la velocità. È un altro sport. Però poi ecco, è un è altro sport. è pure più pericoloso. Abbiamo visto tanti di, sì. di infortuni anche clamorosi. Eh. Però sì. allora, quando ero piccolo, noi abitiamo in un posto dove non abbiamo niente. Perché, comunque, è la verità: non abbiamo niente. Quindi non avevamo male piste, non abbiamo laghi, non abbiamo niente. Quindi, io da piccolo guardavo le gare di Formula 1 in shore eh, e guardavo il campione del mondo di Formula 1 Guido Cappellini. Ed erano gli scafi, quelli come la Formula 1, però sì. ecco. Eh, ed era uno sport che a me sarebbe piaciuto fare già da quando ero piccolo. Però essendo distante, mh, non ho mai potuto intraprendere questa cosa. Poi, dopo aver vinto con le macchine, ho avuto la possibilità di provare uno scafo di quello, però un Formula 4, e dovevo fare il campionato italiano con, con quel tipo di imbarcazione. Poi fu sospeso il campionato, e allora mi sono dirottato nella Hydro GP, che sono sempre scafi da competizione, ma si guidano completamente diversi, si guidano sdraiati. E lì sono esatto, arrivato, sì. grazie a Giuseppe Rossi, campione del mondo della specialità sono arrivato a disputare il mondiale. Nel warm-up a Tallinn ne avevo fatto terzo, quindi era andato molto forte. Poi ho chiuso le qualifiche nono, per no? le prime nove del mondo, uno che non aveva mai visto una barca da competizione. Poi ho avuto un incidente e da lì si è fermata tutta la cosa. Eh, però ho sempre avuto questo, questo desiderio di, di vincere sull'acqua e eh, prima o dopo ci riuscirò. Ecco, appunto, però dicevi, si guida sdraiati. Eh, cioè, sì. proprio è proprio completamente un'altra cosa. È anche dal punto di vista del, della come tua posizione. Un missile, nel sì, senso che perché i piedi dietro, la testa avanti e quelle si guidavano praticamente tutte, tutte in traversato. Sì, è tutta un'altra cosa. Poi quando parti, mentre che sei là, ogni tanto te dell'automatici, eh, chi me l'ha fatto fare perché non, non si vede. <ride> Hai eh. mai avuto paura <coughs> in alcune situazioni? Forse in occasione di quel famoso incidente di cui parlavi? Allora, la paura c'è sempre perché comunque se uno va senza paura dice eh, poi quella è incoscienza è incoscienza comunque la paura c'è sempre però fai sempre la cosa dice tanto non tocca a me quindi <ride> poi quando senti il dolore dice oh, forse questa volta è andata, è andata diversamente però comunque sono nato per fare questo quindi attualmente non so fare altro quindi Mm, l'ambizione ti porta io sono uno che sono ambizioso quindi pure se in questo momento sono povero che è io già penso che il mondiale è il nostro è solo una questione di tempo che dobbiamo arrivare, quindi, eh, questa cosa, secondo me, è una cosa positiva assolutamente psicologicamente no, ma, per me. Come ah. dicevo prima, lo sportivo senza ambizione non è uno sportivo, insomma, non può Com essere come, di come dico sempre. Poi, quando sono triste, che dico eh, che sono un attimo. Eh, invece di psicologo, mi metto il mio video e me lo guardi. Però sono bravo. Eh, poi, però qualcosa l'ho fatta eh, vado avanti. <ride> quindi, vuol dire che, comunque, a parte gli scherzi, io sono sicuro di poter, ah, di poter vincere, perché o quello mentalmente, psicologicamente, come talento penso di avere quello che, che mi serve per poter vincere anche in quello sport. Sto cercando di trovare diciamo, le persone giuste, forse quest'anno ci sono riuscito, e siamo in trattativa, dovrei ritornare, però questa volta con uno scafo da competizione nell'endurance mm. ti do uno scoop, perché ancora non lo sa nessuno, ancora non lo sa neanche lo sponsor. Quindi, Addirittura? Sì. E quindi dovrei ritornare in motonautica, forse nell'endurance. Per allenarmi, ho già preso una moto d'acqua da coda competizione giusto per stare in acqua: di quelle che si fa naturalmente in piedi, freestyle con i salti, perché comunque normali, le cose normali non ci piacciono. Eh, e quindi il mio obiettivo sarebbe quello di fare una stagione nel campionato italiano per poi l'anno successivo provare a rientrare nel mondiale. Eh, se va in porto dovrei avere siccome nell'endurance si corre in due quindi dovrei avere il navigatore a fianco mm. eh, ho un navigatore di tutto rispetto campione del mondo a fianco eh, quindi penso che con lui sperando che va in porto ancora quindi eh, non possiamo fare nomi non possiamo fare no. nomi eh, se va in porto avrò una persona seria di altissimo livello che eh, insieme penso che potremmo fare bene il mio obiettivo è quello, quindi. quindi per il prossimo futuro gli obiettivi sono tutti eh, verso la motonautica insomma, le quattro diciamo. ruote le faccio sempre perché comunque abbiamo a disposizione penso che farò qualche gara al volante di una sella prototipo mm. poi sarò sempre comunque eh, sul kart però invece di impegnarmi nella velocità in montagna come facevo in passato oppure come ho fatto lo scorso anno che ho fatto solo go kart uh, vorrei provare diciamo una sfida nuova diciamo sì. Perché comunque là ho già vinto, quindi, eh, essendo che Formula 1 non sono potuto arrivare, allora, per fare la storia, uno deve vincere le cose che gli altri non hanno vinto. Quindi va bene così. Giusto, sempre mettersi, mettersi in sì. gioco e mettersi in discussione. Questi gli impegni futuri, diciamo, gli obiettivi, i traguardi futuri. Ma uh, mi chiedo e ti chiedo: uh, nel futuro di Claudio Gullo, nel momento in cui smetterà di correre, che cosa c'è o oh, non ci pensi perché per il momento è lontano? Bisogna vedere quando smetterò di correre, io non penso che smetterò di correre. Per smettere di correre vuol dire che devo essere proprio povero, che non c'è nessuno che mi sopporta e cioè supporta, quindi smetterò di correre. Però penso che spero di tirarla a lungo la, la questione. Quindi sarà una, una carriera ancora lunghissima, insomma. Sì. tra uh, Auto da corsa, kart, motonautica, tutto quello che c'è, tutto quello che ha a che fare con la velocità. Una sfida futura dopo la motonautica, che cosa vorremmo tentare? Non ci pensiamo? È troppo lontano? Non so, visto che eh, ti cimenti in tutto quello che ha a che fare con motori e velocità, è, è tutta una questione economica. Eh, in base a, a quello che dice il, il gran capo Pippo Caffo e uh -huh. Nuccio Caffo, è vecchio amore del capo, quello che. Eh, in base ai nostri, ai nostri budget eh, io sono disponibile a fare diciamo, qualsiasi cosa comunque l'avventura in motonautica è già abbastanza, cioè se riusciamo ad andare nel mondiale è già a alti livelli perché comunque, roba. Per, mm, essendo che per la macchina per andare nel campionato europeo, nel campionato del mondo eccetera servono dei budget, eh, diciamo, eh, allora dall'altra parte ho trovato anche grazie al presidente Iaco Ianni, il presidente della federazione che è di origine calabrese quindi ci tiene ai piloti calabresi e ho trovato diciamo, un canale più, più giusto per, per, per poter correre io sono un pilota che comunque ha una licenza internazionale fino al Formula 2 quindi potrei fare qualsiasi categoria, è solo una questione, una questione di budget però se riesci a fare... Eh, kart o prototipi e motonautica già mondiale vuol dire che sei uno già cioè, non ci sono tante variabili potrei fare magari un, un prototipo in un'altra categoria però siamo già secondo me a un livello molto alto sì. ti posso chiedere qual è il livello del, dell'automobilismo comunque del settore motori in, in calabria è chiaro come dicevi tu che è sempre eh, una questione di budget di disponibilità eh, ci sono, a parte Caffo, imprenditori che investono in questo, in questo settore, in Calabria? Io non ne ho trovati, solo Pippo Caffo nel 2006, che sono andato là quando ancora l'azienda era, era piccola, e allora gli ho fatto simpatia, è stata più una cosa di simpatia, e mi ha supportato e poi da lì è nato diciamo, un rapporto con lui quasi familiare. Poi molte persone non riescono ad avere qua da noi quella mentalità. Mm, di dire sponsorizziamo un ragazzo, saliamo in alto, facciamo ah, al di là delle auto, possono essere le moto, possono essere il ciclismo, non hanno Secondo me questa mentalità a lungo termine, anche diciamo, lungo, no, di guardare no, oltre sì, l'immediato sì, sì, sì. guadagno. Magari. Sì, e loro pensano solo al guadagno. Invece, invece con, con Caffo non è una questione di guadagno, è una questione di soddisfazione. Perché sapendo che lui arriva dal basso, perché non è che sono nati ricchi, sono, diciamo, arrivano dal basso. Allora, eh, gli fa piacere aiutare. Gli faceva piacere, spero che gli fa piacere <ride> tuttora di aiutare un qualcuno che comunque dal basso come lui riesce a portare eh, avanti il nome della Calabria e eh, anche il suo nome tra virgolette eh, Dice, eh, eh, è poi la... è normale associare il proprio nome ad un pilota di successo che ottiene eh, risultati importanti e prestigioso anche la, per la stessa ditta, insomma è un, un do-des in questo caso. Tutti senso. i titoli che ho vinto li ho vinto grazie alla distilleria Caffo, grazie a Pippo e a Nuccio Caffo che mi hanno... E mi hanno supportato e tutte le macchine, la maggior parte delle macchine cos'è, ho fatto sempre grazie a loro perché dal 2006 sono, ora sono, saranno 18 anni, quindi se non era per loro avrei fatto, però mi sarei dovuto fermare. E prima c'è stato mio papà che mi ha dato diciamo, un aiuto, ma siamo sempre limitati quindi molte volte quando ero piccolo ho vinto le selezioni dei giochi della gioventù c'era all'epoca Liuzzi che poi è arrivato in Formula 1 con Red Bull e l'ho messo dietro ho avuto delle proposte ma ho dovuto dire sempre di no perché anche se mi davano i materiali per poter correre comunque partire dalla mezzia termine andare a tutte le piste del nord perché le gare si fanno tutte al nord eh, abbiamo dovuto dire di no. A livello di piste, a livello di strutture, a livello proprio di eh, luoghi dove andare a correre, come ci siamo messi? Da noi non dico che siamo rovinati, ma, ma ci siamo quasi. Perché l'unica pista che abbiamo è qua vicino a noi la pista Due Mari di Amato, uh -huh. eh, dove ci andiamo ad allenare, poi c'è un'altra pista, San Domenica di Talao, eh, però poi per il resto mh, non c'è niente. Eh, le strutture non ci sono, però pure le istituzioni non è che sono di alto, di, di, alto cose, di alto livello perché comunque anche il sindaco con, con tutta la giunta comunale, l'assessore dello sport per esempio eh, a ottobre c'è stato un circuito cittadino qua in zona dove io sono stato ospite al comune poi loro avevano fatto una dichiarazione che mi avrebbero premiato però io ancora non ho visto niente, cioè, quindi alla fine sembra che... Cioè, se tu non premi un tuo concittadino che, che porta in alto eh, il nome della città, che scrive delle pagine comunque tra virgolette, di storia perché i titoli... Eh, la storia che, dello sport. La sì, storia eh. dello sport, eh, non, non, non lo premi, non lo valorizzi, cioè, secondo me non possiamo andare mai da nessuna parte. Io vedo, vedo dei comuni più piccoli dei nostri dove ci sono ragazzi che realmente delle volte non vincono niente di eclatante. Dei Però vengono celebrati come com osannati com a me viaggia questa cosa perché dico guarda guarda qua comune piccolo eh, viene, viene osannato questo, questo ragazzo eh, magari noi che abbiamo un comune grande eh. mm, figurati che a me l'ultima targa che mi è stata data in zona mi è stata data una gizzeria e eh, un'altra a serra stretta però la media, niente, me ne è stata data una nel 2009 da Speranza, all'epoca c'era l'assessore, non mi ricordo come si chiama, quella è stata l'ultima, quindi se già uno non parte a valorizzare queste cose, perché comunque eh, l'impegno c'è da, da parte di tutti, non solo nel mio settore, ci sono anche altri ragazzi che sanno fare tante altre cose, quindi eh, noi abbiamo un problema secondo me di strutture, perché comunque il talento c'è c'è nelle auto quando ci sono solo io ci sono magari altre persone pure che sì, sanno guidare c'è no? cioè, chi sa guidare la moto c'è chi sa fare il ciclismo c'è chi sa giocare a... che però spesso è costretto ad andarsene da qui per potersi allenare per poter gareggiare come si deve insomma sì. per poter, avere, eh, noi, per noi, poter noi, fare carriera a noi ci costa, ci costa tantissimo gli allenamenti eh, le volte mi costano di più della gara perché a partire da qua e andare a girare sulla pista di Lonato a Brescia andate e ritorno sono 2700 km devi stare là 4 giorni poi dopo deve riandare è questo che è la nostra cosa complicata Se invece noi avremmo qua delle strutture adeguate la cosa sarebbe diversa però tutto parte dall'alto Sì, vabbè come sempre insomma questa trasmissione di strutture attrezzature disponibilità insomma è un tema che affrontiamo, insomma, veramente in tutti gli sport. Perché purtroppo purtroppo è così. ma poi paghiamo no, un dazio incredibile con no, quelle cose. Non ne abbiamo neanche la soddisfazione. Eh, quando diciamo abbiamo conquistato un qualcosa, di dire complimenti, non dico per forza un trofeo, ma pure un foglio con il timbro del comune, con una firma. Complimenti dal sindaco. A tutti allora, magari ci stanno ascoltando, recepiranno eh. questo tuo messaggio. Se ci er arriverà. Sarà, sarà ben accetto. Se no, comunque noi andiamo comunque. Eh, avanti lo stesso, sì, sono non della, è per quello che si no, vive. Sono, sono della Mese è fiero di essere della Mese soprattutto calabrese. e Quando vado eh, fuori zona e vinco, io porto in alto la di Calabria. Di bello, di bello in Calabria c'è la natura che ci assiste, che ci aiuta perché i trofei di velocità della montagna, insomma, sono tra i più belli anche a livello paesaggistico quelli sì. che si corrono in Calabria. Qua, qua noi avevamo, che okay, ora non si disputa più, avevamo la cronoscalata del Reventino che è stata anche di caratura europea, sì. eh, dove io ho vinto la mia categoria per 12 volte mi sembra, eh, quella era una, una bella gara, poi dovrebbe ritornare quest'anno di nuovo la Ponte Coraggi-Tiriolo perché dopo che ho fatto io la vittoria assoluta poi non era stata più, diciamo, e organizzata, poi abbiamo la, la Sila, ci sono tante gare di velocità a livello paesaggistico è tutto sì, molto. Sono, le gare di velocità in montagna sono, sono molto belle, sono, sono delle gare particolari perché tu comunque devi sapere il percorso alla precisione come sbagli, vai a muro, prendi alberi cose, però comunque sono, sono belle, poi comunque io ho fatto anche i rally quindi sono abituato un po' di tutto. Non ci facciamo mancare niente siamo davvero in chiusura Claudio, uh, da parte mia un in bocca al lupo per gli impegni futuri, quindi motonautica, tutto quello che c'è in serbo, anche kart e automobilismo puro, insomma tutto quello che hai in serbo per te il futuro, insomma per una carriera davvero lunga eh, e ricca di successi e di soddisfazioni. Io rinnovo i complimenti per, uh, per la trasmissione, ti ringrazio per, uh, per avermi invitato e spero la prossima volta... Se, se magari mi torni ad invitare, no? di, por di portare magari qualche qual medaglia, qualche, qualche, medaglia qualche, qualche vittoria nuova, perché comunque quando vinci. Magari eh. tornerai a raccontarci i successi in Sper motonautica ecco e quindi qua. tutto quello che. Sper speriamo che sia di, 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 buon di buon auspicio. Per ora ti ringrazio, e eh, saluto i telespettatori. Eh, mh, ci vediamo alla prossima. Grazie allora Claudio Gullo per essere stato con noi, noi ci rivediamo martedì prossimo per una nuova puntata dell'altro Corriere dello Sport per continuare a raccontare tutto quello che è il panorama sportivo calabrese. Grazie, arrivederci.